Ben ritrovati a tutti, io sono Ilaria, sono una monaca nelle fraternità monastiche di Gerusalemme, vivo a Firenze, la Badia Fiorentina, ma sono originaria della diocesi di Siena. Però detto questo, non vorrei rubare lo spazio che oggi la Chiesa ci fa dedicare a un'altra donna, una super donna, che è Marta, la sorella di Lazzaro e di Maria di Betania, gli amici di Gesù. Per una giornata intera la Chiesa ce la fa guardare, ce la fa contemplare, ce la fa pregare come santa. E questo un po' ci stupisce, perché noi siamo abituati a pensare a Marta nel Vangelo di Luca, il capitolo 10 del Vangelo di Luca, quando ospita a casa sua Gesù, ma è così distolta dalle tante cose da fare per Gesù, che finisce per agitarsi, per affannarsi e perdere di vista l'essenziale, che è la visita di Gesù, la relazione con lui, l'ascoltarlo. Quindi noi siamo un po' abituati a metterla lì. Marta fa tante cose, Maria coglie l'essenziale. Eppure Marta è santa. E perché è santa? Per me è per una cosa semplice, ma che al contempo non è per niente scontata. Perché Marta è una che ha il coraggio di mettersi in cammino, di lasciare che Gesù posi su di lei il suo sguardo, e sotto lo sguardo di Gesù Marta si lascia trasformare, diventa pienamente se stessa. Quindi noi non ci accorgiamo della santità di Marta perché facciamo con lei quello che facciamo con tutti. Ci fermiamo alla nostra idea iniziale che ci siamo fatti su quella persona e non gli diamo la possibilità di cambiare, di tirare fuori il meglio. E invece i santi non si vedono all'inizio del cammino, si vedono alla fine del cammino. E questo ci incoraggia anche a noi, perché anche noi siamo come lei, distolti da tante cose da fare, affannati, agitati. Eppure Gesù anche di noi vuole fare un capolavoro. Allora, leggiamo insieme il Vangelo che la Chiesa ci offre oggi accanto a quello di Luca 10, al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, versetti 19 e 27. Siamo all'interno del famoso episodio della risurrezione di Lazzaro, in genere la nostra attenzione si ferma su di lui, ma oggi guardiamo meglio quello che succede a Marta in questo contesto, per accorgerci che ancora prima della risurrezione di Lazzaro c'è la risurrezione di Marta. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Quindi siamo in una situazione, quella della morte di una persona cara, in cui nessuno di noi vorrebbe trovarsi, ci spaventa, eppure tutti noi ci troviamo nella vita. E Marta, come tutti noi, avrebbe voluto evitarla. In effetti, se noi andiamo al versetto 3, vediamo che Marta e Maria mandano a dire a Gesù: Gesù, colui che tu ami è malato, e allora se lo ami, vieni, fai in modo che la situazione non precipiti. È il tuo amico. Per di più, al versetto 5 si dice che Gesù amava Marta, Maria e Lazzaro. Dunque, per noi è normale pensare che Gesù interverrà. Interviene, guarisce, salva persone che neanche conosce, figuriamoci se non lo fa con i suoi amici. E io le capisco molto bene, Marta e Maria, perché anch'io mi sono ritrovata nella loro situazione e ho pregato Gesù di guarire il mio babbo. Senza altra alternativa, perché? Perché se Gesù ci vuole bene, se Gesù mi vuole bene, questo lo farà. E invece questo non è successo. Quindi Gesù delle volte non fa quello che noi vorremmo, non solo non fa quello che noi riterremmo che sia giusto fare. Sfugge
ai nostri schemi e ci pone una domanda che è capitale. La sofferenza della vita che noi ci troviamo ad affrontare è una smentita al suo amore? Questa è la domanda che ci poniamo oggi. E è questo che già ci fa vedere che Marta fa qualcosa di straordinario, perché Marta non si rassegna. Noi più facilmente facciamo quello che fa Maria, cioè restiamo chiusi nel nostro dolore, restiamo seduti in casa, immobilizzati. E invece Marta sente che Gesù sta arrivando. Quindi è aperta, non ha smesso di rimanere aperta a questa possibilità. Lo sta aspettando e questa volta ascolta, sente il suo arrivo. E già qui inizia la sua risurrezione. Marta va incontro a Gesù che gli va incontro. Ha sentito questa possibilità nuova in mezzo al dolore e si è mossa. Ma quale possibilità nuova, mi sono detta. Marta, la possibilità nuova che ha intravisto è che sta arrivando da lei il suo amico e di fronte allo sguardo del suo amico Gesù potrà essere pienamente se stessa, potrà dirle tutto ciò che ha nel cuore. Perché tanta gente si dice che è andata a consolare Marta e Maria e probabilmente gli ha detto anche tante cose belle, però la carità più grande che tu puoi fare a qualcuno che soffre è quello che fa Gesù, è ascoltarlo, lasciare che questo dolore possa uscire. E quello a cui assistiamo è in effetti un dialogo tra due amici. Marta è autentica, è senza maschere, mostra il suo cuore che è diviso, un po' come il nostro quando soffriamo, nel senso che da una parte in Marta vediamo la frustrazione, le recriminazioni, la delusione, ma Gesù, ma se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, cioè tu eri assente, non sei venuto e mio fratello è morto. E dall'altro lato, però anche ora so che Dio ti concederà qualsiasi cosa gli chiederai, cioè questo non volersi rassegnare fino in fondo. Marta si consegna a Gesù per quella che è, con il suo cuore, si lascia guardare per quella che è. E ci insegna anche, no, che davanti a Gesù possiamo essere davvero noi stessi. E è un po' questo il senso della preghiera. Non dire formule meravigliose di alta teologia, di perfetto catechismo, no. Consegnarci a Gesù con quello che siamo, con quello che abbiamo nel cuore, tutto quello che c'è, anche se mi sento solo, anche se mi sento abbandonato, deluso, sovrastato, io posso dirglielo. Perché a Gesù non gli interessa che io sia infallibile o che io lo riempio solo di complimenti, non cerca questo. A Gesù gli interessi tu. Gli interessa il tuo cuore, autentico, interessi tu. Ascolta il tuo dolore e ti prende sul serio, non passa oltre, ci entra con te. E questa è la vera svolta per Marta e per noi, quando qualcuno entra con te nel tuo dolore. Perché non c'è solo Lazzaro nel sepolcro, la morte di Lazzaro può diventare un sepolcro anche per Marta e Maria. Marta sa tante cose, lo dice due volte. Io so, eppure tutto quello che sa non cambia il suo oggi. Anche sapere che ci sarà la risurrezione dei morti un giorno può non cambiare il mio oggi. A me, ad esempio, non mi basta. Non mi è bastato quando qualcuno mi ha detto: ma c'è una beatitudine, beati voi che ora piangete perché sarete consolati dopo questa morte. Sì, ok, ma oggi. Oggi Gesù ha qualcosa da dirmi, ha una parola per me. Il suo amore cambia il mio oggi. Perché non ci basta un Dio che interviene solo in un futuro lontano. Qual è oggi Gesù il senso del mio vivere? Cosa farne di questa vita? Trascinarsela in attesa di una vita eterna futura? Ma no, cioè io non penso che il cristianesimo sia così poco. E Gesù ce lo dice chiaramente, ma io sono la risurrezione e la vita, io sono al presente, io ci sono qui e ora, io sono qui e ora in mezzo al tuo dolore la risurrezione, qui, ora. La risurrezione non è solo qualcosa che avverrà, non è un evento che riguarda la fine del mondo, la risurrezione è oggi, la risurrezione è una persona nel tuo oggi.
adesso Gesù qui. Io sono la Zoe, la vita, ma si intende la vita eterna qui, oggi. Questo è l'annuncio straordinario del cristianesimo, che la vita eterna non inizierà un giorno lontano, quando ce lo saremo meritati, quando saremo riusciti a rimanere a galla in questa vita. No, inizia ora, inizia qui, e non per i miei sforzi, non per i miei meriti che sono a zero, ma se io accolgo la persona di Gesù, l'amore di Gesù, se io non mi chiudo, se io accolgo Lui, cosa ci salva allora dalla morte, dalla disperazione? Cosa apre i nostri sepolcri? La sua presenza. È questo che ci cambia la vita, a me è questo che mi ha cambiato la vita, fare esperienza di Lui. Scoprire che Gesù vuole donarci molto di più di ciò che noi pensiamo giusto. Gesù avrebbe potuto tranquillamente rispondere alla richiesta di Marta e Maria. Qual era la loro richiesta? Bypassare la morte, evitare di passare attraverso la morte del fratello Lazzaro. L'avrebbe potuto fare, avrebbe fatto qualcosa di bello, ma avrebbe solo rimandato il problema. Non avrebbe vinto la paura della morte, avrebbe solo posticipato qualcosa che comunque affronteremo. Perché Gesù non vuole che noi evitiamo la vita con le sue prove, no. Gesù ci insegna ad affrontare la vita, a entrarci dentro, affrontare la vita con tutto quello che ci capita dentro. E Gesù non arriva solo prima della morte o dopo la morte. Gesù entra nella morte, è questo che cambia tutto. È questo il di più che ci vuole donare. Non evitare la morte, la sofferenza, il fallimento, no, ma imparare ad attraversarli con Lui. Per fare esperienza che laddove tu pensi che ci sia solo la morte, che ci sia solo la fine, no, quello è un nuovo inizio. Quello è il germe della risurrezione, quella è la Pasqua. Non devi più temere la notte. Con Lui puoi avere il coraggio di arrivare fino nel punto più profondo della notte, perché è lì che inizia l'alba, è lì che rinasce la vita. È lì che si schiude un nuovo inizio. La morte non è l'ultima parola, la pietra del sepolcro non è l'ultima parola, Gesù. Non esiste pietra che non possa scansare. L'ultima parola è una, l'ultima parola è il suo amore. Il Cantico dei Cantici dice, forte come la morte è l'amore. No, è di più, ci dice Gesù. Forte più della morte è l'amore, il suo amore la vince la morte. È l'esperienza che fa Marta, è l'esperienza che ad esempio ha fatto la mia santa del cuore, che per me veramente mi ha insegnato a non avere paura della morte. Chiara Corbella oggi ha il processo di canonizzazione in corso, no? E qual è la sua storia? Dio ha donato a lei e a Enrico due figli, Maria e Davide, le cui malformazioni li rendevano incompatibili, secondo i medici, con la vita terrena, sì, ma non con la vita eterna. E allora Chiara ed Enrico hanno fatto questa scelta di accompagnarli fino a dove potevano. E quindi questi due bambini sono nati e poi dopo poco sono morti, sono nati in cielo. Ma Chiara e Enrico hanno intuito questo, che erano nati pronti per l'incontro col padre. E allora Chiara, che adesso appunto è in cielo, nella lettera al suo terzo figlio, Francesco, quello che poi è diventato un po' il suo testamento, gli scrive così: grazie a Maria e a Davide, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna e abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande e aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Ed Enrico dice poi di Chiara che non era una donna coraggiosa, ma era una donna di fede. Il contrario della paura non è il coraggio, ma la fede. Perché nel coraggio sei tu che ti fai forza da solo. Nella fede la forza te la dona qualcuno. Chiara possedeva la forza di un altro. Ecco allora il punto. Il punto è che la vita è una questione di fede e non c'è niente di più concreto, perché credere in Gesù significa lasciarsi amare da Lui, anche quando tutto direbbe il contrario. Ecco il grande salto che Marta fa qui e che è la sua risurrezione. È la risposta a questa domanda che gli pone Gesù. Credi tu questo? Credi che io sono la risurrezione e la vita? E Marta
coraggio di dire sì, Gesù, io credo. E qui Marta è una grande perché Lazzaro non è ancora risorto, quindi è veramente in mezzo all'esperienza della morte, del fallimento, che lei dice sì, Gesù, io credo. Quando tutto sembra dirgli che non vale la pena, lei sfugge alle sue sensazioni, sfugge ai suoi ragionamenti che la vorrebbero affossare e fa il salto della fede. E cosa gli risponde? Gli risponde: credo che tu sei il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Che vuol dire? Lì per le prime volte che lo leggevo mi dicevo: ah, Gesù ti ha chiesto un'altra cosa e te gli risponde, ti ha chiesto se credi che alla vita e alla risurrezione. Tu gli dici: credo che sei il figlio di Dio che viene nel mondo. Ci ho messo un po' per capire e poi mi sono detta dopo un po': no, ma invece Marta ha centrato il punto di svolta della storia del mondo e della sua storia, che Gesù è il figlio di Dio che viene nel mondo. È perché il figlio di Dio è venuto nel mondo che la morte non ha più l'ultima parola. Io credo, gli dice Marta, io credo che tu sei la risposta del Padre alla morte. Non più solo parole, ma tu, venuto nel mondo per riversare in ogni angolo del nostro vivere la vita divina, l'amore trinitario. Credi tu questo? Oggi è la domanda che Gesù fa a me, fa a te. Ora sta a me dire il mio sì, sta a te dire il tuo sì e ripeterlo ogni giorno. Un sì, magari piccolo, ma autentico. Credere che Gesù è il figlio venuto a portarti la vita in abbondanza e vivere di questa vita. Vivere immerso nella relazione con Lui, vivere nel suo abbraccio, lasciarsi amare. Allora nessun altro può rispondere al posto nostro, però abbiamo la straordinaria possibilità di rispondere insieme a tutta la Chiesa e sulla scia di tanti santi che come Santa Marta hanno osato, hanno rischiato, hanno fatto della vita un'avventura di fede. Si sono lasciati amare dall'amore che vince la morte. Allora io resto con te, è quello che Gesù ci dice oggi. Io resto con te come vita e resurrezione, perché la tua vita sia fin da ora, da oggi, da qui, vita eterna. Ciao a tutti!